La mediana rappresentata dal torrente Valenzano, meglio noto come Canalone, divide la parte vecchia dalla parte nuova del quartiere Iapigia. La storia narra che durante il Medioevo, proprio in questo torrente, ci furono numerosi insediamenti rupestri, di cui oggi non è rimasta alcuna traccia. Qual è il vero nome del canalone? Canalone Valenzano. Per distinguere a Ponti, non a Torrette Valenzano, perché noi siamo stati quasi da 60 anni, 50 anni che siamo qua, ed era il primo ponte, il secondo ponte, il terzo ponte. Io ricordo che aveva un nominativo più barese, il canalone che parte da Fesc, da San Francesco. Se lo ricorda il nome? Non me lo ricordo. Va bene. La Masinata. La Masinata. Qual è il vero nome del canalone? Favonio Angelo Antonio. Favonio Angelo Antonio. Sì, non il suo nome. Il canalone. Il canalone. A bere. Poi a Pigi. Canalone. La Lama. La? Lama. La Lama. La Lama. Come mai questo nome? Perché sono i cigli quando si avveniva un'alluvione, scendeva tutta l'acqua. E allora è stato fatto questo canalone. Tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà. La parte nuova del quartiere Iapigia si sviluppa intorno a strade ampie, scorrevoli, alberate, caratterizzate da spazi di verde e complessi edilizi, tra cui spiccano le note torri del quartiere Iapigia. Un'immagine che non... Iapigia è sempre stato un quartiere molto popolare, con alta densità di popolazione, e per far fronte a questa esigenza, durante gli anni 60 furono costruiti lungo via Caldarora numerosi edifici, tra i quali spiccano le cooperative popolari, dette zona 45. Yo, Iapigia, si resta ancora qua, fra sti palazzi grigi. C'è chi viene e va, ma non si scappa. Mi trovo in compagnia di Jerry Spagone, cantante rapper emergente del quartiere Iapigia. Allora Jerry, buongiorno innanzitutto. Ciao Vito, ciao a tutti. Allora, com'è nata la tua passione per il rap, per questa forma di denuncia e di critica, diciamo, nei confronti di quello che vedi? Allora, innanzitutto faccio un'altra domanda. Tu sei un narratore o sei un critico? Io mi ritengo più narratore, perché non mi piace la critica a prescindere. Mi piace comunque descrivere quello che vedo e comunque fare, diciamo, mettere in rima quello che ho intorno. Per esempio nel video Non si scappa, girato proprio qui tra le strade in cui vivo. Questa passione, quando ti è nata la passione per il rap? È questo, cioè, tu hai sentito ovviamente un forte peso da quello che ti circondava, perché sennò avresti incominciato sicuramente a cantare. Sì, sinceramente è nata appunto a Iapigia questa passione. Io vivo qui da 10 anni e è stata proprio una cosa che mi ha preso in pieno, che nonostante tutte le critiche, le congetture, le cose a prescindere a cui sono andato incontro, sono riuscito a mettere in rima questa mia passione, diciamo, e a descrivere comunque le strade in cui vivo. Infatti io non mi ritengo un critico, ma semplicemente uno che descrive quello in cui vive. Per le strade della mia città, improvvisando qua, c'è la volgarità di questa città. Onestamente per le strade state riprendendo telebari, cari telespettatori, originale adesso guarda venine fuori. It's gonna take time. Proseguendo per via Caldarola ci si imbatte nell'attuale chiesa di San Marco. Un tempo questo edificio era chiamato Masseria Villa Carbone.
Cos'era prima la chiesa San Marco? A mio avviso credo una masseria. Prima dici che era una capannina, non è che c'era un granché, invece adesso non raccogli i bambini, togli i bambini dalla strada, insomma. Costruito tra il XVIII e XIX secolo con le caratteristiche architettoniche tipiche dello stile settecentesco, l'edificio un tempo era una masseria rupestre, diventato nel 1977 una chiesa. Non so se avete sentito l'urlo di Pinuccio, ma qui nel Viale Iapigio è famosissimo. È proprietario di una pescheria che si chiama appunto Attenti all'Urlo. Andiamo a chiedere. Allora, signor Pinuccio, da quanti anni ha questa attività? Io da quando sono nato. Da quando è nato? Sì, appena appena avevo 4 anni, quando ho iniziato già a fare il pescivendolo. E come mai questa caratteristica dell'urlo? Perché io ci sono nato, all'epoca tutti quanti si gridavano nei negozi, pescivendoli, fruttivendoli. Oggi sono rimasto solo io, come pescheria, come locale, ma tutto il resto non grida più nessuno. È un'abitudine che le è rimasta da quando era piccolo. Questo Attenti all'Urlo è nato dai clienti, perché mi dicevano sempre, perché non avvisi, perché non avvisi, perché non avvisi, e oggi abbiamo messo il cartello, perché qui si chiama Pescheria del Popolo. Attenti all'Urlo è nato dopo, per paura che qualcuno dovesse morire, se muore passa, non è colpa mia. Vabbè, ci vuole fare un ultimo urlo fortissimo? Belliamo Cerapeus, nazionale Cerapeus, Bari, mare profumo di mare, e se il pesce volete comprare, da Peppino dovete mangiare. Vai bello, vai. Ci troviamo davanti all'Enoteca Cucumazzo, che si trova da oltre 40 anni qui su Viale Iapigia. Andiamo a chiedere al proprietario la storia di questa Enoteca. Da quanti anni è aperta questa Enoteca? Diciamo che sono circa 40 anni. Questa Enoteca è nata, diciamo, come osteria e non come Enoteca, anche perché mio padre, il padre, aveva già un'Enoteca a Bari Vecchia. Allora è una cosa che ci portiamo un po' dietro e poi piano piano che si va avanti si cerca sempre di migliorare, anche perché noi avendo due figli si porta un'impronta di un'enoteca vera e propria. Noi abbiamo dei prodotti che in grande distribuzione molte volte non vengono trovati ed è anche un richiamo in più per far avvicinare la gente qua. Noi li assaggiamo, poi è normale che non è che possono piacere a noi, devono piacere al cliente. Però poi mano in mano che si inizia a far assaggiare anche al cliente consumatore, diciamo che poi si ha la risposta giusta, allo stesso momento tu continui e vai tranquillo che sai di non poter fare brutte figure. Grande tribù, Puglia, carovana. Nella stessa zona è presente il Palaflorio, detto anche Palazzetto dello Sport, un tempo principale struttura sportiva della città, che ha ospitato anche i campionati europei di pallavolo femminile. Che sta la terra mia, non è gente di Albaniani, l'umano che di la Turchia, che sta sulla casa mia non si muove, 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 non si muove. Chi trova la più bella se la vince. Qui è presente anche il noto teatro tenda Teatro Team, principale struttura per rappresentazioni artistiche e palcoscenico musicale della città.
L'enorme tendone, che conta 2056 posti, svolge da quasi 20 anni un ruolo fondamentale nell'ambito dello spettacolo per tutta la regione.